Buon venerdì e benvenuti all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Io come al solito sono Luca Viscardi, o meglio quello che ne resta ormai, occhiaie, barba lunga. Questa è la fatica che sto facendo per provare la nuova iOS 10 e anche WatchOS 3, ovvero le nuove release di software di Apple, che sto smanettando come un disperato ormai da giorni, no? Sto scherzando. Ma insomma, al di là di questo, le notizie di oggi. D-Link ieri ha promesso che arriveranno nei prossimi mesi prodotti perfettamente 100% compatibili con HomeKit di Apple, quindi vuol dire soprattutto videocamere di sicurezza, sistemi di sicurezza come antifurti, non solo, perché poi D-Link insomma, produce anche router o router e switch, ma quelli insomma non riguardano il tema di HomeKit. Siamo curiosi di conoscere questi nuovi prodotti. Google ha annunciato invece ieri che apre a Zurigo un centro di intelligenza di ricerca sull'intelligenza artificiale. Ci serve probabilmente aumentare l'uso dell'intelligenza artificiale, perché vediamo che quella naturale a volte ha dei bachi evidenti. Speriamo che i robot siano in grado di aiutarci. Prestissimo ci saranno telefoni con 8 GB di RAM a bordo, ormai siamo a dei livelli che sono quasi ridicoli di RAM, vedremo quello che questi telefoni riusciranno a fare, probabilmente rispondere alla mamma per dire di buttare la pasta. Una novità interessante invece, se utilizzate Android, questo per voi è molto bello, è arrivato ADV Launcher nella versione 2.0, completamente rivoluzionato rispetto al primo, aggiornato, reso più moderno con un sacco di plugin. Se avete Android date un occhio, perché è veramente una soluzione bellissima per governare il vostro telefono. In più si avvicina la release ormai della versione Redstone di Windows 10 Mobile, quella che è l'anniversary update. C'è una nuova versione beta, ovviamente, per coloro che sono dentro il Windows Insider Preview. Sto dicendo un sacco di parolacce che per quelli che non sono super appassionati di tecnologia saranno incomprensibili, ma voi dite sì, fate finta di niente, fregatevene, che tanto il mondo va avanti lo stesso. Ultima notizia che vi do è che iMessage, a differenza di quanto previsto, non arriverà su Android. Apple lo esclude abbastanza categoricamente. Molti di voi so che non hanno apprezzato molto la trasformazione di iMessage in una sorta di chat con un sacco di insomma accessori non proprio seriosi Apple style, però insomma questa è la nuova direzione. Però iMessage non andrà su Android. Io vado su Android, su Windows Phone, su iOS, dappertutto, perché insomma sono un po' così, sono un ragazzo facile, e vi aspetto alle 14.30 su Mr. Gadget, ovviamente, a Radio Number One. Ciao, 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 buon weekend, ciao!